Ciao ragazze, come detto stamattina faccio il video della mia collezione make-up, quindi cominciamo. Nel primo cassetto c'è questo. Faccio una panoramica. Troviamo qui tutte le cose per il viso, fondotinta. Questa mousse di Essence, poi la BB cream di Kiko, poi la crema profumata della Essence, il braccialetto sempre nel mezzo, aspetta che me le tolgo. Poi questa BB cream che l'ho messa qui dentro perché l'avevo finita della Rimmel e ce n'ho un'altra incominciata. Poi questo fondotinta minerale della It Style, L'Oreal, anche se è un po' scura perché era abbronzata l'anno scorso. Questo pompato della Kiko e la Terra della Bottega Verde. E poi ho questa della Stay All Day 16 ore della Essence. Io l'ho presa la 10 anche se è un po' scura. Poi in questo secondo cassettino troviamo tutti i blush e i miei due sipri della Wycon, questa Fizz Matte, c'è scritto trasparente però secondo me è bianca. Poi questa della Shaka, così, e poi ci sono i miei blush, questo blush up di Essence, io l'ho preso questo chiaro, questo rosa, aspetta che lo apro, quello che va da rosa più chiaro al rosa più scuro. Poi ho questo blush della Essence, questo 20 Baby Doll, poi ho questi di marche, non lo so perché me l'hanno regalati, questa è la crema della Wycon, il numero 03, che mi piace molto, e poi ho questo illuminante della Kiko, il numero 01. Poi in questo cassettino ci sono tutti i miei eyeliner, scusate il mio dito, e ci sono gli eyeliner di Style, Essence, Wycon, Kiko e Shaka, questi due di Wycon che sono i miei preferiti in assoluto, questi altri due in gel di Wycon che mi piacciono tantissimo, e questo Pupa Vamp in gel, questo marrone, il numero 002, che non mi piace per niente. Qua ci stanno tutte le mie matite, matitone e le mie matite tematiche, ci stanno Wycon, It Style, Kiko, Essence, Deborah, eccetera eccetera, Shaka mi sembra. Poi qua ci stanno tutti i miei mascara, c'è questo di Kiko, It Style, Bottega Verde, Essence, It Style, Essence, It Style. Qua ci stanno tutti i miei ombrettini mono e in polvere libera di Wycon, Kiko e questo di Essence. Poi ci stanno Essence anche e It Style. Qua ci stanno tutti i miei ombrettini in crema. C'è questo della collezione estiva, mi sembra, di Kiko. E
E io ho il numero 107, 106, 101 e 105. Poi ho questi tre della collezione di Pupa Vamp. Io li adoro questi della Pupa Vamp. E ho il numero 200, il numero 301, che se 300 o 200? No, 200, e questo blu qua che non so il numero. E poi ho questi due della Rimmel, il numero 002 Slate Grey e il numero 005 Golden Bronze. Poi qua ci stanno due specchietti, le cose nuove che devo ancora utilizzare, e qua ci stanno qui la crema della Essence All About Matte, poi questo primer della Lost Stage di Essence che non mi piace perché sfalcia colori e dura pochissimo, poi il mio primer che lo adoro della Wycon, questo è uniforme e pasticcia, ho già finito tre, poi un correttore della Sato, un correttore in crema cioè più che altro il liquido della Essence Stay Natural Concealer, il numero 20 mi sembra, no 02, e il correttore che adoro in assoluto è questo della Essence Match True Cover, e ho preso il 10 Natural Beige. E qui è finito il primo cassetto. Ora andiamo al secondo cassetto. Il secondo cassetto è questo. Nel mio secondo cassetto si trova. Allora, qua ci stanno tutti i miei rossetti che adoro, che sono Wycon il numero 412, questo rosso stupendo, questo della Essence Glow Tinted Lip Balm, poi ci stanno Essence, Kiko e Wycon, non vi sto a far vedere i colori se no dura una vita. Poi qua ci stanno tutti le mie tinta labbra e i miei lucida labbra, e magari farò un altro video dove vi farò vedere colore per colore. Poi qua ci stanno i miei quattro rossettini che non che praticamente non uso mai, non perché non mi piacciono ma perché c'è sempre da provarli. Poi qualche cassettino vuoto, poi qua ci sono i miei brillantini della Debbie, poi matite per labbra e i miei due questi lip glam dei Kiko e Wycon, poi ci stanno i miei pennelli per faccia, per viso, i miei pennelli occhi e un temperino di Wycon, poi qua ci stanno le salvette che uso, che io adoro assolutamente la Wycon, impazzisco quando la vedo, poi c'è il mio scotch, poi un lip balm che me l'aveva regalato una mia amica, che non mi ricordo se è di H&M,
no, non lo so. E poi ci stanno brillantini. Poi qua ci stanno delle trousse che uso più spesso. C'è questo della Deborah, Alma Triosca. Questa della Deborah che è vecchia, stravecchia, usata, riusata, fatta tutta rotta. Della Deborah che era la tartaruga. Poi ci sta il coniglietto di Pupa che gli si sono rotte le orecchie. Questa di The Color Workshop che adoro, è favolosa, c'è un sacco di colori. E come dicevo prima, se volete nel prossimo video vi faccio vedere colore per colore e cosa per cosa. E poi qua ci sono tutte le mie palettine, ci sono queste due della Essence, quelle a 4, questa e questa dei marroni. Poi c'è questa di Bottega Verde che mi piace tanto. Questa di Nude di H&M, questa palettina di Wycon che vi farò vedere, questa piccolina di Debbie e questa di Kiko, ecco, che potevo scegliere i colori. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima.